Le persone in fuga nel mondo aumentano, ma quelle che trovano protezione in Europa e in Italia sono sempre meno. È quanto si legge nel report 2020 sul diritto d'asilo presentato questa mattina dalla Fondazione Migrantes. Si tratta di persone che fuggono da guerre, crisi, violazioni dei diritti, disuguaglianze economiche, mancato accesso al cibo, all'acqua, land grabbing, desertificazione, disastri ambientali e attacchi terroristici. Negli ultimi 5 anni sono entrate irregolarmente nell'Unione Europea circa 2 milioni di persone. Nello stesso periodo, attraverso i cosiddetti corridoi umanitari, sono arrivate 100.000 persone, appena il 5%. Pochi ma comunque significativi, perché rappresentano la speranza di un'alternativa, si legge nella quarta edizione del rapporto che quest'anno porta il titolo Costretti a fuggire, ancora respinti. La pandemia di Covid-19 di quest'anno ha poi fornito i pretesti per una serie di ostacoli e restrizioni alle persone in fuga. Sempre nell'Unione Europea, infatti, nel 2020 le richieste d'asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato sono state 196.620, meno 31% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per la Conferenza Episcopale Italiana, invece, accogliere, proteggere, promuovere e integrare sono gli atteggiamenti da assumere. La storia ci ha ampiamente dimostrato che ogni volta che si escludono categorie di persone, non si lasciano indietro solo quelle, ma si perdono pezzi della propria umanità e tutto il tessuto sociale vive profonde crisi, con una perdita di valori etici e morali.